Amici di Piaggio New York, da questa porticina si sale su uno degli osservatori più belli di New York, il Top of the Rock. Andiamo assieme. Entrati, salite da questa scala e vedete che lampadario stupendo. Dopo la sicurezza passiamo attraverso questo piccolo cammino per andare agli ascensori. Ah, no. Top of the Rock è famoso per questa foto che è un po' iconica di New York e la sua maniera di costruire grattacieli. Finalmente andiamo all'ascensore. Grazie. Guardate l'ascensore con tutte le luci, va velocissimo, in pochissimi minuti arriviamo fino in cima al grattacielo. Sono sempre molto colpito dalla velocità degli ascensori. Questa finestra mi piace particolarmente perché vi fa vedere proprio l'Empire di fronte. Guardate, da quest'altra finestra si vede addirittura tutto il Central Park. Eccoci amici, salire sull'Upper Deck. Vi farò vedere l'effetto straordinario che dà questa salita a livello di panorama. E voilà! Che bello, eh? Mamma mia! Davvero è bellissimo, la vista toglie il fiato, chi viene per la prima, la seconda volta ne rimane entusiasmato, ma anche alla millesima volta l'effetto è di questa immensa grandezza che ti entra dentro. Quello che vedete di fronte è l'Hudson, dove Sully ammarò con il proprio aereo in difficoltà. Osservare come c'è pochissima gente. Questo invece, ovviamente, oltre a Central Park, sono i grattacieli, questi due tra i più alti di tutta New York. Questo invece è proprio il piano più alto dell'osservatorio, da cui si vede benissimo perché non ci sono neanche le barriere e abbiamo tutto di fronte a noi. È sicuramente quello da cui si può godere della vista più nitida, più pulita, più limpida. Davvero stupendo. È un altro edificio spettacolare, il Park 432. Non so se avete letto sui giornali che ci sono dei problemi quando vivi agli ultimi piani con l'acqua, si rompono le tubature, il palledificio vibra. È sempre affascinante. Adesso amici, voglio aspettare un attimo per farvi vedere anche di notte. Anche di notte. E voilà, vedete quanta gente si sta riempendo, si viene a godere il tramonto. Secondo me, se uno vive là, o vive là, o vive là, o vive là, viene qua e dice: Madonna, che vista brutta c'è al Top of the Rock, da casa mia vedo meglio. Penso anche al poveretto che se va comperato l'attico al 157, che è questo grattacielo qua, e adesso gli hanno costruito a fianco questo immenso e penserà: caspita, ho sbagliato, dovevo aspettare un altro poco. Quello lì è l'osservatorio The Edge e c'è gente per vedersi il tramonto. Quella in lontananza è la sfera di Times Square. E la notte sta scendendo su New York. Adesso si sta facendo un po' più notte, vorrei far vedere fino alla notte. Voilà, l'Empire adesso si vede più illuminato, ma soprattutto il Chrysler. Voilà amici, è arrivata anche la notte. Così ve l'ho fatto vedere anche di notte. Sempre bello anche di notte, sempre bello di giorno e di notte, sempre.